Ciao a tutti! Oggi vi guiderò attraverso un viaggio di trasformazione per la vostra azienda di serramenti. Scoprirete come rinnovare l'immagine aziendale e diventare un punto di riferimento nel settore. Ma prima, chi sono io per guidarvi in questo viaggio? Io sono Maura Trabacchi, consulente di marketing e comunicazione, esperta proprio nel settore dei serramenti. E questa è la seconda puntata del nostro viaggio insieme, alla scoperta delle azioni di marketing più efficaci da mettere in pratica subito nella vostra azienda di porte o finestre. Iniziamo allora con i 6 passaggi fondamentali per aumentare le vostre richieste di preventivo. In fondo siamo qui per questo, giusto? Seguendo questo video e soprattutto mettendo in pratica gli esercizi che vi proporrò, potrete iniziare a trasformare la comunicazione della vostra azienda. Allora iniziamo! Step 1. Definire l'identità aziendale. La vostra azienda di serramenti ha l'opportunità unica di emergere come leader, ma deve comunicare in modo efficace ciò che vi rende speciali. Pensate ai vostri prodotti. La domanda è: come possono migliorare la vita delle persone? Che si tratti di tecnologie nuove o di un design che abbraccia ogni stile, il punto cruciale è comunicare il perché e il come. Prendetevi un momento per riflettere sull'identità aziendale attraverso un semplice esercizio ma molto potente. Prendete un foglio e scrivete 3 valori della vostra azienda. Può essere l'innovazione, la sostenibilità, la qualità, l'attenzione al cliente. In un breve paragrafo, ma davvero breve, raccontate la storia della vostra azienda, enfatizzando però come questi 3 valori che avete appena scritto si sono tradotti nelle vostre decisioni aziendali e nei prodotti. Adesso guardate il vostro sito e i vostri social e chiedetevi onestamente se questi 3 valori sono messi in evidenza. Poi chiedete ad un piccolo gruppo di clienti fidati o collaboratori di fornirvi un feedback su quanto chiaramente pensano che i vostri materiali di comunicazione riflettano l'identità della vostra azienda. Sulla base di tutto questo, elencate 3 azioni concrete che potreste intraprendere per migliorare la vostra comunicazione. Step 2. Rivoluzionare la presenza online. Sapete bene che il vostro sito e i vostri social sono la prima impressione che lasciate, quindi devono essere accattivanti, intuitivi e pieni di contenuti che invitino all'esplorazione. Questo è il potere di una presenza online strutturata. Ecco perché ho preparato un altro esercizio per voi. Innanzitutto visitate il vostro sito web come se foste un cliente. Quanto è intuitiva la navigazione? I contenuti sono aggiornati? C'è una galleria delle ultime vostre creazioni o degli ultimi progetti? Ora cercate se ci sono elementi interattivi sul vostro sito, come quiz, configuratori di prodotto o chat dal vivo. Se non ne trovate, prendete un foglietto ed elencate idee su come potreste integrarli per migliorare il coinvolgimento dei visitatori. Passiamo ai social. Pubblicate regolarmente? Ci sono contenuti che invitano all'interazione? Annotate quali piattaforme funzionano meglio e perché, se funziona di più Facebook o magari più Instagram. Ora chiedete ad un piccolo gruppo di clienti o di amici di visitare il vostro sito e i vostri social e di darvi un feedback sincero su cosa li attira e su cosa invece potrebbe essere migliorato. Ora create un piano d'azione per rinnovare la vostra presenza online. Stabilite obiettivi realistici, scadenze e responsabilità per quanto riguarda le azioni da implementare su sito e social. Step 3. Valorizzare le testimonianze dei clienti. In un settore dinamico come quello dei serramenti, il valore delle testimonianze dei clienti non può e non deve essere sottovalutato. Ogni feedback positivo è una conferma della qualità del vostro lavoro e un potente strumento di comunicazione. Vi consiglio di creare una sezione dedicata sul vostro sito e ricordarvi di invitare i clienti a condividere la loro esperienza, perché questo può trasformare semplici parole in un magnete per nuovi clienti. Ecco l'esercizio pratico, la mappa del tesoro delle testimonianze, che vi guiderà nel raccogliere e condividere le testimonianze più significative. Iniziate raccogliendo tutte le testimonianze che avete ricevuto fino ad ora, sia online che offline. Leggete ciascuna testimonianza e segnatevi quali sono le più potenti emotivamente. Intanto cercate anche di capire quali aspetti del vostro servizio o prodotto vengono apprezzati di più. Scegliete le 3 testimonianze più significative e pensate a modi originali per condividerle. Un post, un video o una storia da inserire nelle newsletter. Perché inviate le newsletter, vero? Sulla base di queste reazioni, poi, pianificate come incoraggiare le testimonianze e come raccoglierne delle altre. Queste azioni vi aiuteranno a costruire una presenza che racconta fiducia, che sappiamo bene essere il motore di ogni mercato.
Step 4. Sfruttare il content marketing. Se c'è una cosa che il settore dei serramenti ha imparato è che il content marketing è molto più di una strategia e lo vediamo nella comunicazione delle più grandi aziende nel nostro mercato. La gente vuole sapere non solo cosa compra, ma anche il perché e il chi c'è dietro a quei prodotti. Immaginate di poter educare i vostri clienti attraverso blog che spiegano i benefici dell'isolamento termico oppure guide all'acquisto che li aiutino a scegliere il prodotto perfetto per la loro casa. Racconti creati non per vendere, ma per informare ed intrattenere. Allora, come si può mettere in pratica tutto quello che vi ho appena raccontato? Ecco un esercizio pratico. Intanto definite cosa volete raggiungere con la produzione di contenuti. Aumentare la consapevolezza del vostro brand? Generare contatti? Chi volete raggiungere con i vostri contenuti? Ora, basandovi su questi obiettivi e sul vostro pubblico, generate un elenco di idee per blog, video, guide e qualsiasi altro tipo di contenuto che ritenete possa essere utile e interessante per il vostro pubblico, non per voi, per il vostro pubblico. Adesso pianificate quando e dove pubblicherete ognuno di questi contenuti e considerate la frequenza, uno a settimana, due a settimana? Ora monitorate le performance di questi contenuti. Quali hanno generato più coinvolgimento? C'è stato un aumento del traffico sul vostro sito? Un aumento delle telefonate in showroom? Questi dati sono essenziali e sono loro che vi indicheranno la via. Step 5. Investire nella SEO. Immaginate di essere un faro e il web è il vostro mare. La visibilità online guiderà i clienti direttamente a voi. Ma come possono raggiungere questo faro? La risposta è una sola, con una strategia SEO astuta e mirata. Iniziamo dal principio. Quali sono le parole chiave che usano i vostri potenziali clienti quando cercano serramenti come i vostri? La scelta giusta delle parole chiave è il primo passo da compiere. E poi c'è l'ottimizzazione on page, si chiama, cioè ogni dettaglio del vostro sito deve brillare, dai titoli accattivanti alle descrizioni che catturano l'attenzione. Volete diventare il punto di riferimento nel settore dei serramenti? Allora condividete guide, blog, video che non solo attraggano, ma informino il vostro pubblico, cioè quello che abbiamo detto prima. Pensate anche, fate attenzione ai backlink. Cosa significa? Incoraggiare siti autorevoli a linkare il vostro sito. Questo non solo aumenterà la vostra autorità online, ma porterà traffico qualificato. E ricordate, l'analisi e l'adattamento della strategia SEO sono cruciali, perché i motori di ricerca cambiano e i comportamenti dei clienti pure. Qui nessun esercizio, solamente un consiglio. Affidatevi ad un professionista. Capirete presto che non è un costo, ma è un investimento, perché lui saprà navigare la complessità degli algoritmi, massimizzando i vostri risultati. Step 6. Offrire esperienze memorabili. E questo è lo step che io preferisco. In un settore come il nostro, questa è la vera chiave per distinguersi. Immaginate uno showroom dove ogni dettaglio, dalle luci soffuse ai colori selezionati, dalle grafiche accattivanti ai colori più vivaci, è pensato per incantare i vostri sensi. Pensate adesso ad un evento esclusivo, magari anche una volta al mese, dove in un'atmosfera elegante offriamo un rinfresco ai nostri ospiti, un momento per esplorare, in totale relax, la bellezza e l'innovazione dei nostri serramenti, accompagnati da un intrattenimento di classe. Questi incontri non sono solo un'occasione per far apprezzare i vostri prodotti, ma diventano ricordi preziosi, momenti per rafforzare le relazioni di fiducia e stima. Ultimo esercizio pratico. Visitate il vostro showroom, ma con un occhio critico. Guardate attentamente le luci, i colori, la disposizione dei prodotti. Come vi sembra? Ne siete soddisfatti? Pianificate già questo mese un evento unico che rifletta la qualità e l'innovazione dei vostri serramenti. Create materiali promozionali che parlino direttamente al cuore dei vostri clienti. E infine, cosa più importante, ascoltate i loro feedback. Ogni parola è preziosa per rendere le future esperienze migliori. E adesso siete pronti a rendere il vostro marchio sinonimo di innovazione, qualità, ma soprattutto ispirazione? Il viaggio inizia ora. Seguite gli esercizi che vi ho proposto oggi. Sono passi concreti per aiutarvi a rilanciare l'immagine della vostra azienda immediatamente. E poi fatemi sapere se vi sono stati utili, mi farebbe piacere. Per oggi è tutto. Ci vediamo qui su Guida Finestra alla prossima puntata. Ciao!